visto che era basta poi prendere la partita. Noi di fatto abbiamo giocato il primo quarto, diciamo i primi 13 minuti, e poi abbiamo completamente perso il bandolo della matassa, abbiamo perso qualsiasi logicità su tutti e due lati del campo, perché comunque abbiamo fatto una partita povera offensivamente, perché quando al di là delle 19 palle perse, di cui 7 nel secondo quarto, ma una squadra come la nostra fa solo 8 assist, oltre a tirar male da 3 punti, diventa impossibile, non difficile, impossibile riuscire a vincere anche se giochiamo in casa contro una squadra che anche se arrivava da un momento di difficoltà è una squadra di giocatori singoli di livello molto alto, e infatti noi siamo riusciti per quello che era possibile all'inizio con un buon atteggiamento a riuscire a giocare una discreta partita anche se con qualche errore. Poi appena abbiamo aperto il fianco contro l'Oschi nel tiro da 3 punti, poi pian piano si sono accesi tutti, il risultato è stato il 40% da 3 di una squadra dove noi ci siamo dati per tutta la settimana di levargli il tiro da 3 punti e comunque di accoppiarci rapidamente, abbiamo subito. Ma la cosa che io reputo più grave non è l'aver subito il 40% da 3 di Eurobasket, ma la cosa che per me è più grave è il fatto di non aver capito l'agonismo che dovevamo mettere in campo gli ultimi due quarti, nonostante nello spogliatoio ce lo siamo detti. Poi è chiaro che bisogna metterlo nel momento dei fatti in campo, e questa è una responsabilità mia per primo, perché li alleno io durante la settimana, mia per primo perché in spogliatoio ci vado io, mia per primo perché all'intervallo c'ero io a chiedergli o a non chiedergli delle cose o a far capire loro l'importanza di alcune cose. Poi è chiaro che sono i giocatori quelli che vanno in campo, ma sono io quello che fa delle richieste, che deve far capire l'importanza delle situazioni in campo, tecnico-tattico. Questo è un peccato perché noi abbiamo giocato una partita di buon livello in trasferta a Biella, e questo doveva essere una spinta emotiva in casa per giocare nettamente meglio come atteggiamento e come qualità. Invece purtroppo in casa abbiamo sempre questa piccola scimmia sulle spalle che un pochino ci irretisce e probabilmente ci dà un po' di scoramento. Eurobasket ovviamente ha meritato ampiamente la vittoria, che a mio modo di vedere, guardando l'andamento della partita, non è mai stata in discussione dopo il loro primo break, perché noi, ripeto, nel terzo quarto quando siamo partiti siamo riusciti un pochino a difendere meglio con la zona e un pochino a limitarli, non siamo mai riusciti poi in contropiede o con delle transizioni secondarie a ripartire, a rubare e a limare lo svantaggio dell'intervallo di 12 punti, anzi si è ulteriormente dilatato, per cui adesso abbiamo 2 settimane, visto la pausa forzata di domenica prossima, dove assolutamente dobbiamo mentalmente ricaricarci e preparare la partita per Rieti, perché voglio che la mia squadra vada a fare una partita in battaglia, perché poi abbiamo una partita importante in casa con Siena il turno successivo, dove non dobbiamo assolutamente permetterci di sbagliare, ma di sbagliare come atteggiamento prima ancora che nel risultato. Michele, dal campo invece hai qualche altra riflessione rispetto a quello che ti ha detto? No, io sono qui solamente perché voglio chiedere scusa per questa figura di merda. Avevamo preparato la partita bene in settimana, lo staff aveva preparato bene la partita, non ci aspettavamo una partita del genere. Siamo partiti bene, però la prima difficoltà ci siamo spenti, abbiamo avuto, giustamente come dice il coach, un atteggiamento che non va bene e che non ci possiamo permettere. Possiamo parlare di tutto quello che ci pare, di statistiche, di tiriamo male da 3 punti, palle perse, tutto quanto vero, però abbiamo giocato senza quella cattiveria che ci deve contraddistinguere.
purtroppo non ce l'aspettavamo dopo una buona prestazione di Biel. In campo andiamo noi, ci possono essere mille scusanti, tutto quello che vogliamo, la stanchezza, tutto quello che vi pare, però dobbiamo fare meglio, così non va bene. Al di là della sconfitta che si può perdere con Roma, chiaramente bisogna andare in campo per vincere, ma una differenza così non ci può stare per come ci siamo allenati, perché l'abbiamo preparato la partita. Bisogna che ognuno si prenda le sue responsabilità, ma veramente, non solo a parole. E chiedo scusa io in primis, a parte da noi e mio, di tutta la squadra, a tutti quelli che ci sono venuti a vedere, che hanno visto questo brutto spettacolo, alla società, ai tifosi che comunque fino alla fine sono stati lì, non ci hanno fischiato. Non c'è poco da dire, non abbiamo giocato, quindi la figura di merda così non si può commentare per me.